Bentrovati al TG Sordi di Lecce 7. Settimana tragica sulle strade salentine, tre persone hanno perso la vita a causa di gravi incidenti stradali avvenuti sulla Maglie-Colle Passo e sulla Gallipoli-Leuca. Altre sono rimaste gravemente ferite. Un uomo ricoverato presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce è risultato positivo al colera. Il paziente avrebbe contratto la malattia consumando dei cibi a rischio. È stato posto in isolamento. Lotta all'economia sommersa. La finanza scopre 18 attività totalmente abusive. Tra le attività scoperte, meccanici, parrucchieri e carrozzieri, tutte nel Sud Salento. Porto Selvaggio al primo posto nella top 50 spiagge italiane. Il Salento batte Liguria e Sardegna nella classifica realizzata dal motore di ricerca per vacanzieri Olidoo. Kim Basinger a Tricase. L'attrice americana è stata vista presso Farmacia Balboa. Sarebbe ospite di Helen Mirren, come lei intenzionata ad acquistare una casa nel Salento. Vladimiro Falcone torna in maglia giallorossa. Intanto il Lecce si prepara all'amichevole internazionale a Cadice, in Spagna, per il trofeo Carranza.